Bentornati a buon pomeriggio per voi, torniamo in diretta, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Parliamo di architettura e design, oggi lo facciamo con l'architetto Angela Leo che è tornata a trovarci. Ciao Angela. Ciao Mary. Benvenuta. Oggi ci soffermiamo sulle porte. Le porte non sono soltanto una necessità all'interno di una casa, ma un vero e proprio complemento d'arredo. E molto spesso, scegliendo tra i vari modelli, commettiamo degli errori. Oggi, grazie alla tua presenza, cerchiamo di chiarire le idee e cerchiamo anche alcuni consigli ottimali affinché questi errori non li facciamo più, non li commettiamo più quando dobbiamo arredare casa. Allora, questo è il primo: non valutiamo tutte le tipologie di porte possibili, perché ci sono tante tipologie, certo, sulle quali si può scegliere. La prima, quella più classica e più conosciuta, è la porta battente, quella che ruota attraverso un cardine che abbiamo montato sulla nostra muratura ed è l'esempio che vediamo sulla nostra, sì, sinistra. Ovviamente questo comporta uno spazio di manovra che necessita ovviamente di un ingombro fisico perenne, quindi lì noi non potremo andare a collocare nulla, ma dovremo lasciare lo spazio libero sia per attraversare questo spazio sia per trasportare dei determinati oggetti che noi dovremo portare da una stanza all'altra. Qui c'è quella scorrevole? Sì, questa è una porta scorrevole interna al muro, vediamo com'è composta, c'è una parte metallica che viene veramente annegata nella muratura, che poi viene intornacata e quindi non è più a vista, noi non la percepiamo a livello ottico, e la porta scorre all'interno di questa maglia metallica. Oppure possiamo anche ora avere una porta scorrevole ma esterna, quindi un binario che viene montato verso l'esterno della nostra muratura, però ci dà sempre la possibilità di utilizzare al massimo lo spazio, quindi il primo problema, quello dell'ingombro, della rotazione della porta, in questo caso non lo avremo. Quindi diciamo che la più funzionale, la più adattabile a qualsiasi situazione, a qualsiasi struttura che abbiamo, è quella scorrevole. Sì, a breve però vedremo anche che porta con sé varie problematiche, perché dobbiamo sempre ricordare che anche se noi non vedremo la parte metallica della porta, questa ci sarà sempre, quindi lì noi non potremo mai appendere nessun quadro, nessun pensile, cosa che invece caratterizza i nostri salotti. Quasi tutti i nostri mobili sono sospesi. Quindi in questo caso è vero che avremo un risparmio funzionale di spazio, però in quell'angolo, in quel determinato punto della nostra casa, dobbiamo ricordarci che a fine lavori non potremo assolutamente montare nulla. Dipende un po' dalle nostre esigenze, certo, dalle nostre necessità, quindi è sempre a discrezione poi di chi deve costruire la propria casa, costruire, certo, la casa su misura. Vediamo il secondo errore che commettiamo, ecco, scegliamo le porte dopo i lavori di ristrutturazione, perché questa cosa di solito è considerata un errore, perché quando si scelgono? In quale, allora, momento esatto? Il consiglio che io do sempre ai miei clienti è quello di fare un progetto unitario della nostra casa, quindi avere tutto in mente, valutare anche il discorso delle porte insieme alla distribuzione della nostra casa, proprio per il discorso che facevamo prima del voler introdurre un determinato tipo di arredo. Oppure dobbiamo anche ricordarci che nel momento in cui noi affiniamo la nostra ristrutturazione potremmo magari valutare migliore una porta a tutta altezza. Quindi quello che cerco di spiegare è che una porta non è solo la parte in legno che noi vediamo, bensì è fatta da quell'architrave che noi vediamo in orizzontale, sì, color, sì, grigio, ed è una parte in cemento. Quindi scegliere un'altra tipologia di porta rispetto a quella che abbiamo preso in considerazione prima dell'esecuzione dei lavori vorrebbe dire andare a smontare una parte di muratura. Quindi è un lavoro sostanzioso all'interno del nostro appartamento e non da poco. Per cui, ancor di più, se scegliamo una porta scorrevole, andremo proprio a demolire una doppia area rispetto alla nostra porta scelta. Lo dici in modo veramente leggero, però mi immedesimo no, in chi non ha scelto, invasivo, non ha scelto in tempo utile la porta. Quindi insomma facciamolo, sì, prima, facciamolo. Soprattutto prima non cambiare mai idea. E non cambiate mai idea. Ti capita, spesso, che in corso d'opera le cose cambiano. Diciamo che è la problematica maggiore che incontro nel mio, okay, lavoro, il cambio di idea. Vediamo il terzo errore. Allora, individuiamo le porte senza avere idea dell'arredamento. Sì, perché ci sono sempre gli stili da rispettare, anche, certo, nella scelta delle porte. Affinché la nostra casa sia armoniosa, elegante, coordinata all'interno, dobbiamo sempre avere in mente, come dicevamo prima, un progetto unitario. Quindi arredamento,
porte, complementi d'arredo, ma anche stile, come dicevi tu, perché tra loro noi andiamo ad abbinare non solo i colori, ma anche le forme. Delle porte esistono veramente innumerevoli profili, quindi andremo a poter scegliere una panoramica molto vasta, proprio dei profili più curvi, più minimal, quindi sempre da abbinare in base a quello che poi andremo ad inserire. Certo. Una piccola parentesi, quali sono le nuove tendenze nel 2018? Per quanto riguarda proprio in velocità, di moda? Sì. Per gli stili più moderni abbiamo la possibilità di dipingere le porte, come in questo caso, applicare delle carte da parate, dei vinili e quant'altro. Mentre per quello un po' più classico, ritorna il vetro con dei colori particolari un po' più ricercati, perché nonostante solitamente il legno è più scuro magari nel stile più classico, con la presenza del vetro possiamo portare all'interno della nostra stanza più luce e anche più profondità. Sì. Bene, vediamo l'altro errore che commettiamo: scegliamo le porte prima di aver dipinto le pareti. Sì, ecco, questo è un errore che mi capita spessissimo, in quanto solitamente si pensa che la porta è l'ultima cosa che si va ad inserire quando è tutto pulito nel nostro cantiere. E invece rispetto alle pareti, qual è ecco, il punto d'incontro? Certo, io quello che consiglio sempre è portare la campionatura in cantiere, sia delle porte che del colore della palette che noi scegliamo. Quindi anche questo dovrà essere armonizzato, i colori, ovviamente le gradazioni dovranno essere scelte sempre in armonia, uno tra loro e coordinate. Per esempio, abbiamo una parete bianca, la porta di che colore deve essere? Il bianco non sbaglia mai, come si dice, però se vogliamo andare oltre qualcosa che sia l'avorio, il grigio, noi lo possiamo sempre inserire per le porte, anzi si usa tantissimo abbinare questo. Quindi ci sta la parete bianca con una porta grigia, avorio. Certo, però ovviamente dobbiamo poi scegliere l'arredamento che abbia un connubio con quelli che sono i colori scelti. Perfetto, va bene. È un po' più ardua come scelta, c'è bisogno magari di un consiglio. Ci vuole un architetto. Sì. Vediamo un altro errore. Individuiamo le porte con una larghezza inferiore a 60 centimetri. Sì, molto spesso il sogno di ogni donna è la lavanderia, la stanza da lavoro, però spesso ci dimentichiamo che alcuni elettrodomestici hanno delle misure di cui tener conto, quindi va bene la porta piccolina, non troppo ingombrante, perché vogliamo in qualche maniera recuperare un angolo della casa da dedicare a queste funzioni, però non dobbiamo dimenticare le dimensioni base degli elettrodomestici. Una lavatrice è profonda 60 centimetri, non entra, non passa. Questo è un problema. Quindi qual è solitamente la misura ideale da scegliere? Con gli 80 centimetri noi sicuramente diamo uno spazio di manovra anche a quelli che possono essere dei materassi, delle ante, perché comunque solitamente passano oltre un corridoio molto stretto, quindi abbiamo anche bisogno di entrare questi oggetti nelle nostre stanze e avere uno spazio di manovra, quindi non mai sotto gli 80 centimetri, tranne se non studiamo poi delle tipologie un po' più particolari. Perfetto, grazie Angela, grazie per i tuoi consigli. Voi restate con noi perché tra poco parleremo come ogni giorno di salute e benessere con un osteopata e affronteremo un altro argomento interessantissimo. Qualche minuto e torniamo. A tra poco!